SIGEP 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Julius Mine, un'azienda di torrefazione che è arrivata alla quinta generazione con ben 162 anni di storia. Siamo in compagnia della responsabile marketing Andrea Postolacher. Andrea, buongiorno e bentornata. Grazie Fabio. Quali le novità che state presentando nel corso di questo 45esimo SIGEP, quello 2024? Il nostro protagonista per questo SIGEP è sempre il concetto di Originals, un concetto che Julius Mine ha lanciato per celebrare l'artigianalità, la passione per il caffè, l'eccellenza in tazza, ma anche la sostenibilità, che diventa sempre più importante, senza di quale noi pensiamo che non c'è modo per andare avanti. The Originals è un concetto che abbiamo presentato già l'estate scorsa, è un concetto che nasce con una gamma di tre prodotti, un 100% arabica, due miscele arabica robusta, con una doppia certificazione, quindi con celebrare l'agricoltura biologica, sostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche per assicurare, garantire un compenso equo ai coltivatori grazie alla certificazione Fair Trade. A SIGEP allarghiamo questo concetto di Originals con una monoorigine. Abbiamo in mano il monoorigine Costa Rica, è una limited edition, un micro lotto Specialty Coffee, 87 punteggio della Specialty Coffee Association, che celebra di nuovo l'artigianalità. È un prodotto ottenuto con il metodo Black Honey, un'arabica varietà Catuai, che arriva dal Costa Rica, da questa azienda che si chiama Hacienda Sonora, che si trova vicino a un mulino di zucchero di canna. Quindi grazie alla vicinanza a questo mulino di zucchero di canna ha naturalmente una dolcezza che si sposa perfettamente con la pasticceria. Quindi tutta la gamma di Originals Bio Fair Trade, ma anche la Limited Edition Costa Rica, è una gamma che si abbina perfettamente con i dolci, ed è per quello che dietro di noi abbiamo Rudolf Reiner, un pasticcere d'eccellenza di Firenze. A SIGEP presentiamo anche la nostra prima competition per baristi, che partirà quest'anno a marzo con la tappa italiana, che finirà a giugno. Il vincitore di questa tappa arriverà a Vienna per la finale di settembre. Il vincitore vincerà un viaggio in uno dei paesi di origine, chissà che non sarà esattamente il Costa Rica. Si gareggia come alle gare SCA, quindi con l'espresso, con cappuccino, latte art e con una signature drink, ovviamente a base di caffè di Originals. Grazie Andrea, e a questo punto è il momento di chiamare in causa Rudolf, perché Rudolf, tu hai scelto in questo caso Julius Mine come caffè di riferimento per i tuoi dolci. Perché sono austriaco e chiaramente è un caffè di famiglia anche della mia famiglia, non il prodotto, ma mia nonna ha acquistato questo negli anni 70, quando mi ricordo io, quando ero bambino. È un caffè che mi è sempre piaciuto. Grazie, noi abbiamo visto poco fa la preparazione che lui realizzava nel corso della demo, è stata una creazione estremamente attenta, meticolosa, e tu la spiegavi. Rudolf, in quali altri dolci tu utilizzi il prodotto Julius Mine? Allora, a parte quel prodotto che ho fatto prima con l'eclea e il tiramisù, e poi ce l'ho un croissant con caffè che dovevo fare per un concorso, però non ho perso il concorso, non sono riuscito a partecipare al concorso perché era scaduto l'iscrizione, se no avrei fatto anche il primo premio per questo. E anche chiaramente è un dolce antico che si chiama Cardinale al caffè, fatto con meringa morbida, pan di Spagna e mousse al caffè, che utilizziamo sempre il 1862.
Io sono estremamente curioso di andare ad assaggiarlo, appena posso vengo a Firenze e sarò tuo ospite per andare a testarlo. Grazie Rudolf. Spero, grazie mille e buona giornata. Grazie, grazie. Vieni qui Andrea. Allora, andiamo a comunicare a tutti loro un indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per entrare per in contatto, esatto, in contatto con voi per il concorso, ma anche per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, un contatto commerciale per un agente o un concessionario di zona. Assolutamente, marketing@mainl, scritto mainl.it. Ed è quello che avete visto durante proprio questi secondi come didascalia. Andrea, molte, molte, molte grazie. Grazie a te Fabio, è sempre un piacere.